Salve, sono Franco Orcovito. Nel mio programma di interviste a 360 gradi vi ho mostrato uno degli artisti più importanti che ci sono al mondo nel campo musicale, cioè Monty Alexander, che è considerato universalmente uno dei migliori jazzisti attualmente in attività. Nel seguito delle altre interviste abbiamo ascoltato parecchie cose sia riguardo le alluvioni che purtroppo hanno colpito Messina, sia riguardo la malattia della sclerosi multipla e sia ancora abbiamo sviscerato un po' l'argomento delle missioni di pace. Missioni di pace di cui ci hanno parlato il giornalista Rai Franco Di Mare, il generale Ilario Ciardi e un addetto stampa ONU che si chiama Treardi. Adesso, siccome sento l'aria del Natale e quest'aria la respiro a Messina, vorrei concludere i prossimi programmi per il fine anno tornando a parlare di artisti e questa volta ovviamente artisti messinesi. Proprio poche ore fa ho intervistato un fotografo, uno che considero è considerato uno dei più importanti certamente a Messina e che ha vinto parecchi premi di fotografie, concorsi e così via e che si è gentilmente prestato a una mia intervista. Vediamola. Siamo qui nello studio di Mimmo Herrera, fotografo piuttosto importante, che ha accettato di essere intervistato nel mio programma di interviste a 360 gradi. Chi è Mimmo Herrera? Mimmo Herrera è un messinese convinto felicemente vive nella sua città che ama tanto. Che mi occupa di fotografia, che per me la fotografia è stata una grande passione, rimane tuttora una grande passione, insieme alla chitarra classica, anche se quella purtroppo per motivi di tempo ho dovuto abbandonare proprio per la fotografia. Un appassionato soprattutto di bianco e nero, per me bianco e nero è stata una religione. Ho stampato per 35 anni e francamente non so se dovessi mettere uno dietro l'altro tutte le notti che ho passato in camera oscura, farei buona parte, almeno 5-6 anni della mia vita. E niente, per me la fotografia è un modo di esprimermi. Cominciato se da? La gente piace, mi fa piacere. Quando è cominciata questa? Cominciato nel 1969. 69, quindi oltre 41 anni fa. Sì, oltre 41 anni fa ed è continuata ininterrottamente. E nel passaggio tra la camera oscura e la fotografia digitale, come l'hai vissuto? Sono due cose completamente differenti, cioè l'analogico è una cosa, la fotografia digitale è un'altra. La fotografia digitale ci dà della possibilità in più, però naturalmente dipende poi dal buon gusto del fotografo. Però è una cosa totalmente diversa dalla fotografia analogica. Cioè diciamo che la fotografia digitale ha livellato tutti verso il basso, perché con la fotografia digitale analogica gli errori erano molto meno accettabili, nel senso che bisognava scattare e pensare di scattare prima di scattare bisognava pensare cosa si stava facendo, che cosa si stava utilizzando. Con la foto digitale magari con il computer permette di elaborare determinate cose, quindi di sistemare meglio determinate situazioni. Però dipende sempre dal buon gusto del singolo fotografo, insomma. Ma il passaggio appunto dall'analogico al digitale è stato un po' una sofferenza? Sì, è stata una grande sofferenza per me, perché io sono stato rimango tuttora, ma lo sono stato ancora di più nel passato, un bianco-nerista convinto. Ti ho detto, per me il bianco e nero è stata una religione, insomma. Quindi, e io nei primi 35 anni di fotografia non ho mai scattato a colori, mai,
una motivazione ben precisa. Cioè io, le mie fotografie in bianco e nero erano tutte elaborate in sala di posa, in camera oscura, voglio dire, sotto l'ingrandidore. Io non ricordo mai una stampa che non abbia avuto una sua piccola elaborazione sotto l'ingrandidore. E questo perché a me piaceva intervenire, quindi proprio a livello artigianale, quindi lavorare con le mani negli acidi, far uscire fuori determinate cose che io avevo in mente. Col colore questo per me non era possibile, perché io dovevo scattare a colore e quindi poi inviare il tutto ad un laboratorio. E là chiaramente non c'era più l'intervento perché la foto era quella che era e basta. E quindi per questo motivo io non ho mai scattato a colore. Quando poi subentrò il digitale, inizialmente l'ho messo un po' da parte perché ero convinto che non desse degli ottimi risultati ed era la realtà. Ovviamente ora la fotografia digitale ha fatto passi da gigante, per cui mi permette di avere anche degli ottimi bianchi e neri, più o meno col livello in cui sviluppavo e stampavo prima. Naturalmente il supporto è diverso, quella è una grossa pecca perché il supporto della carta in bianco nero con i suoi alogenuri d'argento Ma era il tutta un'altra cosa. passaggio al digitale ha creato anche la possibilità di lavorare Il meglio, le passaggio al fotografie, di anche dal bianco e nero. Il passaggio al digitale facilita un po', ecco, diciamo che facilita un po' perché permette che quando io stampavo, quando il tempo o il Colore. diaframma non era quello giusto, io devo strappare, quindi costi enormi, no? In più. Adesso col digitale basta tornare indietro e quindi riprendere, eventuale correggere, eventuale errore. E naturalmente permette parecchie cose in più. C'è però da dire una cosa. Io conosco parecchie persone, quando faccio workshop, ho modo di parlare con tante persone che sono passate al digitale e loro ne parlano come se conoscere Photoshop per loro basta tagliare, schiarire e scurire, che significa conoscere bene Photoshop. Non è assolutamente vero. Photoshop è un programma, un programma di fotoridocco. È molto 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 esteso e più vai avanti, più conosci e ti addentri nelle mani come io mi addentravo con le mani dentro i liquidi e poi ti rendi conto di quanto poco sai. E quindi bisogna studiare, 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 ma Normalmente, molto più forse di prima. e normalmente quanto tempo, per esempio, questa fotografia che c'è qui alle tue spalle, in quanto tempo Beh, l'hai lavorata, diciamo, questa per esempio in perché... particolare, quella che tu stai inquadrando, è un fotomontaggio, per cui la fotografia, la ragazza è stata fotografata in studio su fondo neutro, mentre il fondo proviene da un'altra immagine, sempre mia, di un calendario che ora ti faccio vedere, Ma poi proprio hai anche per lavorato, capire. hai E poi è anche, lavorata ovviamente nei cioè colori, per lavorata nei cromatismi. Ecco, guarda, questa qua per esempio, per intenderci, ecco cosa si può, e le potenzialità che ha il digitale. Si può fare questo e col negativo non era assolutamente possibile, no? Ecco, questo è un fondo, col digitale questo lo permette, l'analogico questo non lo poteva permettere perché chiaramente certi inserimenti non era possibile farli. Però, come ti ho detto prima, poi dipende dal buon gusto del singolo, non esagerare troppo. ci sono un paio di libri che hai pubblicato Sì, in cui ci sono delle fotografie. Possiamo dargli un'occhiata? certo. Il primo, ovviamente, il primo è sempre il primo figlio, quindi è quello più caro, no? A tutti. Questo, Giardini del Silenzio, che è stato edito nel 90 dalla casa editrice Il Gabbiano. Ed è un percorso. Quando ho fatto questo libro, la mia idea partiva dal presupposto che un uomo che lascia un'orma di sé non muore mai. E quindi questo libro tratta un argomento, come posso dire, sono tutte fotografie fatte al cimitero, dove non si vedranno mai tombe. Però ecco, erano personaggi che secondo me vivevano in quel luogo, non erano personaggi
uomini morti o persone morte, ma erano personaggi che vivevano là e che evidentemente se queste certe vestigia sono state fatte per loro, dedicate a loro, evidentemente hanno lasciato un ricordo enorme, importante della loro vita, quindi non muoiono mai. Mi pare che ci sia un qualcosa scritto Sì, questo c'è un poemetto da delizioso Salsetta nel e quale alla fine ho una riportato poesia, tutto, no, una poesia letta di Viaggiatore da Anna d'ombre. Moleti. Che Questo è stato fatto poi a suo tempo grande Anna Moleti. un audiovisivo in cui Anna Moleti come dire, ha recitato tutto questo poemetto che poi è stato presentato all'Osside a Reggio e ha vinto un premio come regia. Sotto con musiche di Ciacoschi, insomma, un po' così l'artefatto. Un E poemetto che è stato fatto abbiamo da Enzo questo. Salsetta, Sì, infatti, sì. dal mio carissimo amico Enzo Salsetta, che mezzo ubriaco, come sosteneva lei, l'ha scritto in una sola notte. Vedremo di fare passare. Abbiamo questo filmato, vero? Sì, Con la sì, voce di Anna sì. Moleti. Poi, L'altro libro? siccome questo libro trattava un argomento un po' tetro I e giardini del chiaramente la silenzio. gente mi identificava un po' con questo genere di fotografie, mentre io mi considero un ritrattista, e allora ho deciso di passare a un'altra cosa un po' più leggera, Beltà e Vanità, un libro dedicato alle donne, così l'opinione della gente è cambiata un po' nei miei confronti. E quindi immagine al femminile, ovviamente. Tutto rigorosamente bianco e nero perché questo risale al periodo in cui io lavoravo, stampavo solo in bianco e nero e quindi niente colore. Momento della passione del Sì, bianco e nero questa per deve esempio ha vinto un premio in Austria, a Klagenfurt, essere. questa immagine. Sì. Quanti premi hai vinto, Mimmo? Più o meno hai un memoria? Centinaio, Sì, probabilmente. Sì. Ecco, questo diciamo è stato dedicato un po' alle donne, proprio perché per tentare di cambiare l'opinione della gente su di me, insomma. Poi ne sono nati altri, poi ho fatto questo libro Messina Viva che è dedicato ad alcuni personaggi messinesi. Questo io con questo ho voluto festeggiare il mio 25° anno con la fotografia, infatti è stato fatto nel 95-96, quel periodo di là. Che è dedicato a 38 personaggi messinesi che hanno lasciato, non è una graduatoria di merito ovviamente, personaggi che hanno lasciato con la loro presenza a Messina un'orma di sé. Ognuna di queste fotografie è rapportata con, ognuno ha messo, ho chiesto, quasi preteso, da ognuno di loro che mettesse una dedica a se stessi, autografa, per cui ognuno di questi pezzi è un pezzo unico. Gran parte di queste persone purtroppo ormai non ci sono più. E quindi di per sé le foto sono diventate ormai un ricordo storico della città. Mi viene in mente di aver filmato poco tempo fa una mostra al Pala Antonello in cui c'erano 18 personaggi, Sì, poi 18 personaggi c'è anche artisti questo. che tu hai Sì, fotografato sì, sì. che Questo potrebbero diciamo, è essere. l'ultimo, questo di questi dei personaggi, di questi artisti messinesi, è l'ultimo lavoro, mostra che ho fatto, anzi qua mi ritrovo la locandina, Ah, in modo ecco, da... bello. ecco. Ok, abbiamo visto l'artista della fotografia Mimmo Irrera. Nelle prossime settimane spero di potervi fare vedere altri artisti messinesi, ovviamente non necessariamente fotografi, ma lo faremo probabilmente prendendo lo spunto da qualche lavoro appunto del nostro amico e fotografo Mimmo Irrera. Grazie.